Salve a tutti ragazzi, sono Andrea e con me c'è. E Alberto. benvenuti in questo piccolo bonus video successivo alla seconda puntata un po' casinista in finale della È Ultimate perché non Space c'ero io. Colonization, perché non c'era Alberto. E siamo qui per rimediare all'errore fatto, ovvero quel casino di modulo che non funzionava. E siamo qui per presentarvi il Gruzo Voi Supply Module. Il nome l'ha scelto Alberto, non l'ho scelto io. Vuol dire a cargo in russo. Gruzo Voi. Ho paura che non abbia tipo dei generatori termoelettrici glitchati per lì. Secondo te Ok, non gliel'ho messi? li ha messi. Ne ha 8. Ok, e il Gruzo Voi. Il compito del Gruzo Voi è quello di mantenere i Kerbal in vita fuori dai vessel. E abbiamo deciso di farlo perché morivano troppo. E per evitare di farli morire troppo, gli diamo la possibilità di vivere anche se. Anche. Beh, ma avete capito? Cioè, gli famo vive al posto di farli morire. Quindi, Dai, dai che ce la fai. già che ce la faccio, andiamo a posizionare il Gruzzo che va al contrario. No, E perché pa parte parte al contrario, al così a caso. contrario. Perché Alberto non vuole riaddrizzarlo. Quindi, il Gruzzo vuoi. Facciamo partire il Gruzzo Voi. Che tra l'altro prima che arriva lì facciamo. Ah, intanto da notare l'estetica di mettere del docking port inutili qui dietro. Estetica. Gruzzo Voi, io ancora non capisco il nome di merda che gli hai messo al be. È in Allora, russo. abbiamo purificatori d'aria, estrattori di carbonio. Sì, di carbonio. Cioè, è completamente autosufficiente, eccetto Tranne il cibo. per il cibo. E per il cibo però andremo comunque a fare dei rifornimenti ogni volta e lanceremo dei piccoli modulini per il rifornimento e ve ne faremo vedere Portano solo uno. cibo, perché il resto è Sì, verranno autosufficiente. collegati qua laterali, verrà scaricato il cibo, caricato i rifiuti e verrà praticamente sparato in alto con il solo obiettivo di mandarli a puttane, così. Installiamo la mod dell'autodistruzione. Molto probabilmente installeremo la mod dell'autodistruzione. Quindi portiamo il Gruzzo Voi. Che tal se stio ce l'ha la persona? Ho paura che non ce l'abbia. Perché si era buggato a fine video. Era successo un po' di casino. Ma adesso lo vediamo subito. Ma parcheggiamo il Gruzzo Voi. Qui in mezzo. E ci switchiamo. Non le launch clamp. No, Best ce l'ha. pronuncia russa EU. Gruzzo Voi. Mi piace Gruzzo Voi. Ah, giusto, è Gevedia, quindi facciamogli fare anche buff. È vivo, quindi è allegramente vivo. E quindi apriamo la scaletta. Top, top, top. Perché mettere questa non lo so, che è anche bruttissima. Grusa poi sarebbe la pronuncia. Gruzzo Voi! È rosso. Ok, non sale. Arriva e poi si bug, non sale Non Alberto. sei neanche capace di far salire un Kerba sulla No, te lo scaletta. giuro, arriva e poi praticamente casca perché è poco inclinata. Te lo giuro, andiamo ad inclinarla di più e Ma a me risolviamo. funzionava. No, a me non so perché non me lo. Ma te sei Andrea. Perché te sei Alberto, che cazzo vuol dire? Cambia molto. Adesso funzionerà sicuramente. Fammi vedere se è esteso però. Ho detto che non me lo vuole estendere. Credo funzioni adesso, proviamo. Gruzzo Voi. Lol, mi piace questo nome. Prima mi hai detto che faceva schifo. È strano ma bello, che vuol dire cargo in russo. Gruzzo Voi, Gruzzo Voi. Lol. È stranamente strano ma figo nello stesso tempo. Facciamogli fare una bella manovra qua al nostro Gruzzo Voi. Praticamente con il time warp diventa un drifter. Lol. Hai mai provato a fare tipo gli aerei, cioè tipo rover con il time warp fisico? E metti 4 per. Anzi, meglio di no. Anzi, Aspetta ci un so in 4x. Siamo qui, proviamo adesso Gruzzo Voi. Ce
ce la posso fare. Aspetta un attimo, provo a mettere il microfono alle cuffie e vedere se si sente. Alberto intanto fa prova in diretta di cosa non so. Andiamo a mettere i due Kerman dentro il Bruce War. Devi stare zitto un attimo. Lol, si sente un casino boia. Che cazzo? Vuol dire life support in russo. Ok, allora più o meno sono saliti. Quindi yuppidu. Uno c'è salito, portiamo il resto. Spicinie. Sniezzi spicinie. Spicinie. Spicci, dammi gli spicci. Spicinie, dammi gli spicci. E il Gruzovoy verrà parcheggiato a fianco al... Il Gruzovoy si sniezzi spicinie. Perché? Vabbè, verrà parcheggiato. Il russo è meglio. Perché il russo è meglio. Sto facendo un giro del cazzo per arrivare a prendere il Kerman che sta dentro il Ketanes. Dio mio, si glitcha la visuale. Fermiamolo qua. Ah, questa è tipo la scaletta buggato. Questo il cargo plane. Ti ricordi al back che ce l'ha tipo extra buggata? Infatti è tipo da semi riprogettare. Tanto è la versione 1.0, verranno cambiate molte cose, non è vero. Allora, portiamolo qua dentro. Puff. Fa un po' puff quando finisce nella scala. E perché non sale più prima salire? Allora, cargo supply module sarebbe module Pitania Gruzov. No, il module non l'ha tradotto, beh. No, si scrive module apostrofo. Lol, module. Perfetto, andiamo adesso, ritraiamo la nostra... Perché fa 0 gradi? Può essere che su Kerbin... Ah, ok, 20 gradi. Le temperature si contrastano a vicenda. La scaletta va tipo... È tipo a 0 gradi, è gelata la scaletta. Ma tanto sono piante. Resistono al freddo. Quindi... Sono OGM. OMG. La parcheggiamo qua, magari le parcheggiamo bene. E estraiamo i pannelli solari, che magari Alberto ha messo la K1. Ovviamente no. Quindi l'essendo a mano. E... Chi usa gli action groups? Chi usa... Facciamo il warp e aspettiamo che faccia giorno. Oh merda, ma nel frattempo si consuma il cibo. Dovremmo fare un... Vabbè, una giornata. Aspetta un attimo. Iniziative group. Action groups in russo. Troppo russo. Russo everywhere. Russo. Ok, per questione di oh Cristo, devo leggermente fare una manovra per evitare che i pannelli solari tocchino il modulo di refueling che tavolo. Ma tipo prima parcheggiare, dopo aprire? Sì, è quello che ho fatto, ma adesso sto sistemando un problema. Anche se un pannello solare va nel mezzo della strada, però vabbè, poi lo sposteremo. Quindi, finiamo questo bonus video che dura anche abbastanza tanto. Quindi, un saluto a tutti a tutti dal team di Kerbal Italia, da Andrea Bruce, mi spiace. E Alberto. Un russo cretino. Ciao.